Allora, ci sono dei segni, cioè dei segni quando ti rapporti con un ragazzo che ovviamente ti fanno capire che è meglio se lo lasci stare, ci sono dei campanelli d'allarme, ti fanno capire un po' la sua personalità, un po' il suo modo di ragionare, di rapportarsi a te, eccetera. E li vediamo insieme in questo video. Allora, sono 10 segni che mi sono listato, quindi mi sono fatto una mini lista. Sicuramente ti interesserà, quindi insomma la potrai seguire, la riscontrerai. Il primo, già te lo dico, è quello che mi è successo oggi, ma non ero a tavola con una donzella, insomma, però è stata una cosa che io noto anche nelle persone che sono a me vicine, a me care, e questa cosa mi sta molto sul cazzo, quindi la odio pesantemente. Io poi mi sento a disagio perché sono nel gruppo, vengo etichettato in quel modo, un po' mi dà fastidio. Allora, ci sono quindi dei segni che puoi individuare quando esci con un ragazzo che chiaramente ti possono dare una mano per capire se eventualmente può essere affine per una relazione seria, diciamo in linea generale, poi magari tu sei più cafona di lui e va benissimo, magari fai più schifo di lui, cioè sei peggio di lui. Se questi segni vedi che ce l'hai tu, ti devi fare due domande, cioè tra l'altro fai anche introspezione su questi segni perché se ce li hai tu, cioè, significa che tu c'hai dei problemi, ok? O comunque che non segui una linea generale etica giusta, secondo me. Poi, ognuno il suo, giusto e sbagliato non esiste alla fine dei conti, però di base, se queste cose le fai pure tu, fatti un'autocoscienza, cerca di fare una mini correzione perché ti polarizzi verso uno spettro, un range di persone molto più basso, molto più scarso, eccetera. Quindi suggerisco di non fare le cose che ti sto per dire e di stare attenta quindi se le vedi in un ragazzo. La prima cosa è che è maleducato, è un cafone con le persone che serve al tavolo. Mi è successo oggi, esperienza di merda, non ve la consiglio, non ve la suggerisco, si sta male, ti senti male perché risponde male, critica e tu stai là che ascolti, ok, stai così. Teoricamente l'atteggiamento assertivo sarebbe, vabbè, non parliamo di questo, cioè nel senso non mi piace parlare male insomma, delle persone che ti servono al tavolo, però per ben stare non lo fai. E in parte riconosco anche che questo è un mio errore. Però purtroppo quando viene fatto io lo disprezzo proprio, cioè nel senso per me la persona scade pesantemente, scende proprio giù negli inferi e rimane là, perché le persone con le quali interagisci che ti servono dovresti avere grossa umiltà nei confronti di loro, ok? E viceversa, perché se tu fossi al posto loro lo vorresti, non vorresti essere trattato di merda, quindi si tratta semplicemente di non trattare di merda qualcuno. E poi è segno di iperegoismo, cioè il fatto che tu sia così denota di base che tu sia iperegoista, quindi dovresti notare che poi eventualmente non solo una scarsa empatia nei confronti del cameriere o di chi ti sta servendo, ma che quella scarsa empatia la può ripetere o riportare nella tua relazione. Quindi puoi avere un deal breaker in quel caso, quindi sapere se più o meno saresti in grado di rapportarti così bene con qualcuno che ha quel grado di empatia, che non riesce a mettersi nei panni del cameriere o della persona che ti sta servendo. Quindi super importante e necessario. Poi c'è il secondo punto, che è quello dove noti che flirta con tutti davanti a te. Questo è un nì, cioè nel senso il fatto che lui flirti con altre donne può essere molto molto fastidioso, ma di base può anche essere fatto apposta. Nota che se viene fatto troppo apposta, cioè nel senso è fatto veramente con un intento di farti incazzare, ingelosire, eccetera, non arriverai, nel senso non sarà positivo, ok, portartelo avanti. Cioè immagina che tu sei in una relazione con qualcuno che flirta molto spinto con le altre persone che sono davanti a te. Cioè, è super, super bocciata come cosa e non è piacevole per un cazzo. Ok? Quindi facci caso, per esempio, mentre sei nel cerchio solare con lui, se eventualmente lui flirta con altre donne o eventualmente con la cameriera, l'inserviente, chiunque sia, whatever, persone con le quali interagite, eccetera, flirta con loro, se flirta con loro, può darsi che non sia poi così, diciamo, rispettoso, perché tu puoi anche tradire, ok? Il problema non è che tu tradisci o flirti, ma il problema di fondo sarebbe il fatto che tu manchi di rispetto alla persona con cui stai, cioè tu puoi anche andare a scopare in giro. Di base, l'importante è che tu non faccia però le cose davanti a me e che quindi mi manchi di rispetto, ok? Questa è una base importante. Quindi avresti poi la prova che eventualmente non è così rispettoso nei tuoi confronti. Il terzo punto è super facile: critica e scredita tutti i tuoi gusti, esperienza privata, personale.
esci con persona, ti scredita, oh che schifo questo, ah questo non è carino, questa non mi piace, beh potresti fare così, e poi inizi a dispensare consigli a destra e a manca, vi è mai capitato? Fatemelo sapere nei commenti. Sicuramente vi è capitato e sicuramente fa schifo, ok? Cioè tu immagina che sei a tavola, sei ti fa il vino di traverso, Cristo Santo, cioè proprio bevi il vino, che o oh, il vino, il drinks, quello che vuoi, cocktail. Lo bevi e ti va, no, di traverso, di più, ti senti male, e ti viene proprio quasi lo sbratto perché stai parlando con questa persona che palesemente è improntata a criticare, giudicare e giustiziare i tuoi atteggiamenti. Cioè tu immagina di rapportarti con questa persona nel lungo termine, cioè da qua a 2 anni, 3 anni, anche 5 anni. Cioè, sarebbe proprio poco piacevole. Quindi che cazzo ci riesci? O comunque che cosa continui a frequentare? Chi critica e scredita pesantemente i tuoi gusti? Cioè, zero, palese, zero, bocciato, arrivederci e grazie. Poi c'è il quarto punto, che è quando parla di merda di tutte le sue ex. Quindi tutte le sue ex sono da screditare e da criticare. La mia ex faceva X, la mia ex era così, la mia ex 1 ha sbagliato questo, la mia ex 2 ha sbagliato Y, la mia ex 3 ha sbagliato Z, la mia ex 4 ha sbagliato questo, quello e quell'altro, mia madre sbaglia questo, anche quando parlano delle persone a loro vicine. La mia amica sbaglia questo con me, la critica. Il mio amico sbaglia questo con me, lo critica. Noti che c'è una cosa che non appare mai, tipo l'autocoscienza o l'idea di essere in grado di riconoscere i propri fottuti errori, ok? Cioè, chi fa questo non solo potrebbe farlo con te in futuro, se diventassi la sua ex, ma lo potrebbe fare sicuramente al 100%, con anche altre persone a lui vicino, ma la cosa importante è che questo implica che lui non riconosca punti d'errore, quindi non è improntato al miglioramento. Cioè, io devo applicare un locus interno con me stesso e cercare di valutare per me stesso quali sono i miei punti d'errore principali. Ok, dov'è che ho sbagliato? Riconoscendo questi, posso capire più o meno se eventualmente io ho margine di miglioramento. E se non riconosco alcun punto mio errore, nessun margine d'errore, eccetera, non avrò margine di miglioramento, avrò zero margine di miglioramento. Quindi questo non migliora poi nella relazione con te. Occhio che se fai anche tu queste cose, campanello d'allarme per te, non per lui. Poi c'è il quinto punto, è che non riesce proprio, cioè zero, a chiederti scusa. Cioè tu porti avanti la relazione con Tizio e Tizio non esce mai in un contesto dove riconosce, e questo ovviamente lo noti anche se c'è il punto 4, non riesce proprio a esporsi, a dirti: beh, lo sai, forse ho sbagliato, beh, lo sai, forse hai ragione, beh, lo sai, forse sarebbe stato meglio avessimo fatto questo piuttosto che quello che ho deciso io, poi che ho sbagliato, ti chiedo scusa, no? Cioè, anche qua, una persona che non chiede scusa è una persona che non ha margine di miglioramento, quindi la tua relazione non è che migliorerà, andrà in stallo e poi diventerà una palla al piede, ok? Cioè, tipo prospetto futuro della tua relazione. Il sesto punto è che non gliene frega un cazzo del tuo lavoro o del tuo stile di vita. Questo significa che eventualmente, magari lui, tu gli racconti, no? Ti chiede brevemente quello che fai, ma non si interessa però ad approfondirlo, quindi non va a ramificare, no, gli argomenti che tu gli esponi. Magari come io insegno a voi, no? E vi dico: ok, una volta che sei alla conversazione, durante la conversazione, ramifica l'argomento, ok? Ah, fai questa, sei stato in chiesa, ok, come funziona in chiesa? Non ci vado da tanto tempo, lo sai. E cos'altro vi piace fare oltre ad andare in chiesa? Cosa fate in chiesa? Adesso ho tirato fuori la chiesa, un esempio. Può essere qualsiasi cosa, cioè puoi chiedergli del fatto che faccia Boy Scout, del fatto che vada a cavallo. Io nomino sempre il cavallo e la salsa perché sono due passioni che avevo all'epoca. O del fatto che giochi a poker, cioè per esempio io ho la mia passione recondita da quando sono piccolino del gioco di carte, del poker, cioè sono esempi. Però è così, quindi è un indice di personalità egoista se non si espone a ramificare gli argomenti o comunque il dialogo con te. Il settimo punto si rifà in parte anche al sesto punto, perché il settimo punto implica che tutto giri intorno a lui. Facci caso che iniziate la conversazione dove lui chiede a te, questo succede anche con gli amici, lui chiede a te, ti fa domande, e raccontami di questo, dimmi questo, dimmi quell'altro, ok? Mentre parlate,
A un certo punto, ah, lo sai che io bla bla bla, ah, lo sai che io XYZ, ah, lo sai che io questo, quello, quell'altro. Cioè, questo quanto può essere funzionale a creare un legame, secondo te? O almeno, da parte sua ci sarà una creazione di percezione di legame, da parte tua ci sarà una gran rottura di cazzo, sarai vampirizzato a livello energico e ti verrà ripresa energia importante e necessaria per far sì che tu possa, tra virgolette, diciamo, eccellere o migliorare, e in realtà andrà in deperimento mentale. Una persona di questo stampo ti porta al deperimento mentale. Deperimento mentale implica che tu, nel lungo termine, ti possa ritrovare sempre più stanco e demotivato nel vivere proprio. E questo è successo a me. Motherfuckers! Successo a me! Cioè, queste cose ve le sto dicendo perché sono anche successe a me. Non solo le ricerco, ma sono cose che sono successe anche a me, cazzo. Bellissimo anche vedere, no? Che magari adesso razionalizzo, prima non ero poi così felice e figo. Figo, tra virgolette. Quindi cazzo, cioè, il deperimento mentale mi portava proprio, oh, cioè, scompenso, non avevo voglia di fare niente, non avevo voglia di migliorare nemmeno la relazione. Perché ogni cosa era un rigirare intorno al suo problema, rigirare intorno al suo status, rigirare intorno a XYZ, che comunque era XYZ e riguardava lui. Lei, nel caso mio, lui, nel caso vostro. Ok, quindi super semplice. Il punto numero 8 ha pochissimi amici. Allora, su questo un po' sono in disaccordo perché io sono quello con pochi amici, però dipende anche dallo stile di vita. Quindi questo notatelo con le pinze, cioè nel senso partire dal presupposto che per un uomo è molto più difficile farsi un buon cerchio sociale dopo i 30 anni o comunque dopo aver sviluppato, dopo l'università è difficile, ok? E sarà portato tendenzialmente a non avere un buon cerchio sociale di base. Quindi, take it easy, vacci piano a livello di cerchio sociale. Dovresti di base, diciamo, valutare anche il suo stile di vita. È possibile, cioè, io faccio uno stile di vita molto, molto pesante, non mi consente di avere grosse cerchie sociali. Quindi, io sono in parte giustificato, potrei dire, e ho pochi amici, ne ho veramente pochi, cioè, tipo, sulle dita di una mano, se contano, anzi, sì. Meno di un dito, meno un dito credo, forse 5 totali. Gli altri sono orbitanti. Sì, ho tanta gente, ma veri amici che considero pochi. Poi, se non ne ha proprio nessuno, 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 nemmeno uno stretto, è super, super pericolosa come cosa. Cioè, indica comunque una personalità ipernarcisista o asociale. Di solito chi è asociale in realtà di base può anche nascondere una sorta di narcisismo. Poi dipende, superbi, in eccesso, eccetera. Punto numero 9 è che non ha mai avuto una relazione a lungo termine, magari stai dopo i 30, 28 anni, 30 anni, e anche qua è da contestualizzare, cioè un tizio, ok? O tu per esempio, che non hai mai avuto una relazione a lungo termine, dopo i 30 anni, non dico che sia pericoloso, dangerous, però dico che non implichi che tu non sia così stabile, ok? E io potrei essere un esempio perché le mie relazioni non sono state a lungo terminissimo proprio. Quindi lungo termine si implica 2 anni più, 3 anni, 3 anni più, qualcosa di questo stampo. 2 anni, un anno e mezzo è poco, non è una relazione. Cioè sì, è una relazione, per carità, non metto in dubbio, ma è poco rispetto a un 3 anni, no? Rispetto a un 3 anni e mezzo, anche 4. Quindi non dico che sia proprio un pessimo, pessimo segnale, ma comunque dovresti stare un attimino attenta, un po' più in guardia, prendertela con calma e rivalutare col tempo, perché eventualmente può essere un segnale negativo. Ok, che non riesca ad essere stabile. Chiaramente, se tu non vuoi essere stabile, chi se ne frega la grande. E poi c'è il decimo punto: è che non riesci ad accettare le sue scelte. Cioè, per esempio, fai finta il caso in cui, che ne so, tu proponi qualcosa, fate qualcosa, però eventualmente, mentre state facendo quel qualcosa, lui scredita la tua scelta. Ah, hai fatto una scelta di merda. Ovviamente, non ti dice hai fatto una scelta di merda, ma critica le tue scelte in ambito o di uscita, per esempio. O per esempio, vediamo se così la luce è più figa, forse è meglio così. Scrivi dalle tue scelte in ambito di uscita, quindi magari avrete organizzato qualcosa e tu proponi e lui contropropone, però magari si fa quello che hai detto tu, ok, e poi lo scredita. Ah, qua non è buono, questo non mi piace. Cioè, io mi ricordo una volta, ragazzi, ho portato la mia ex e questa me la ricordo, no, questa la devo dire. Cioè, l'ho portata a cena fuori in un ristorante, questa mi ha rotto il cazzo, perché praticamente non le piaceva il ristorante. Ma io dico, no, cioè, ma
Tieniti il tuo problema del cazzo mentale, e qua mi sale il non sensibile, no? In pieno post-pandemia, quando era all'epoca, ma io dico, ma tienitelo per te, ma gliel'ho pure detto, cioè, infatti poi ci siamo lasciati, ma tieniti per te queste fisime del cazzo, accetta e regalo lo sforzo che ci sto impiegando, perché tutto quello che facevo per lei sembrava sempre uno sforzo come se lo buttassi in un buco nero, era l'ennesima cosa che facevo, credo la decima o l'ottava, ok, 7/10, settima/10ª cosa che facevo per lei, portarla in un ristorante particolare. Sorpresa, ah, è una sorpresa per te. Ah, tu mi hai portato in questo ristorante, lo sai che? Ma lo sai che cosa? Cioè, ma che cazzo stai dicendo? Questo si è fatto il mazzo. Fai sacrifici perché non è che sono ricco. Ti porto in un ristorante carino, cioè, insomma, gourmet, e tu ci sputi sopra e mi rinfacci quella scelta, ok? Ragazzi, cioè, allora, questo è ok se lo fai una volta su 5, 7. Su 10, se vuoi fare qualcosa di qualche strategia tossica, ma se lo fai 7 volte su 7 o 10 su 10, o lo fai anche 6 su 7 o anche 5 su 10, dude, you are fucking toxic. Tu sei tossica, ok? Se lo fai tu, e se lo fa lui, è tossica al 100%. Se trovi un uomo che fa una cosa del genere, scappa. E poi critica le tue scelte in ambito lavorativo. Cioè, ragazzi, voi vedete quello che faccio io adesso, no? Voi sapete. Vabbè, faccio i video, TikTok, YouTube, whatever, no? E parlo con molte donne perché il mio pubblico è principalmente femminile. E, boys, non ci credete, alcune persone che stavano con me all'epoca mi hanno chiesto di smettere di fare quello che faccio, criticando la mia scelta, dicendomi che io facevo schifo, che non era buono a niente. Per carità, magari hanno una ragione, magari non sono buono a niente. Ok, cheers on you, fantastico. Tu dici quello che cazzo ti pare, ma di base non dovresti criticare la mia scelta in ambito di vita privata che riguarda la mia sfera privata al 101%. Ok? Quindi queste sono delle cose importanti. Valutali e fammi sapere. Iscriviti al canale, in descrizione trovi tutto per consulenze private, ottenere video risposte riservate da parte mia, abbonarti al canale, iscriverti al canale è gratuito. Trovi i miei libri su Amazon, trovi il canale Telegram gratuito e trovi anche la possibilità di scaricare il libro gratuito che ho creato per voi. And I'll see you in the next.